Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è stato molto molto richiesto, soprattutto su Instagram, dove mi avete chiesto di parlarvi di come organizzo la mia settimana. Ovviamente per organizzare una settimana a livello alimentare bisogna partire dalla spesa. La spesa è veramente importantissima. Se non si fa una spesa mirata, non si avrà mai una settimana mirata e si avranno molti sprechi e spenderete soldi così su cose che non sapete come abbinare, come fare, quando mangiare. Cosa intendo per spesa organizzata? Per spesa organizzata intendo una spesa che sia appunto mirata. Ad esempio, compro 7 banane perché ne mangio una al giorno, compro 6 pesche perché ne mangio 2 al giorno e così faccio 3 giorni. Compro 2 cestini di fragole perché in questo modo vado a fare ad affrontare gli altri 3 giorni per andare a paro con le pesche. Così funziona una spesa organizzata. Compro del pollo che mi durerà, non so, un petto di pollo intero mi durerà 3 giorni. Bene, compro del merluzzo, questo merluzzo quanto mi durerà? Un po' di più del pollo, perché se lo prendete surgelato vi durerà un po' di più. E con quel merluzzo magari vado ad affrontare altri 2 giorni, un giorno, come preferisco, perché comunque surgelato lo tiro fuori e via. Vado a comprare, non so, della ricotta? Quella ricotta mi serve per affrontare un giorno, 2 giorni e così via, insomma. Una spesa organizzata, appunto, parte più o meno da un menu organizzato, ok? Che potete farlo a mente o potete farlo su carta. Io inizialmente facevo così, mi creavo prima il mio menu e poi andavo a fare la spesa. Invece adesso faccio la spesa, prendo le cose che mi piacciono, prendo, non so, le verdure che più mi piacciono, i latticini che più mi piacciono, li porto a casa e ciò che devo cucinare lo cucino. Tutto in un giorno, faccio la sfacchinata e cucino tutto. E poi conservo nel frigo, come vi ho fatto vedere anche nel video della preparazione settimanale. E poi vado ad apporre sul mio frigorifero una lista di alimenti, che sono gli alimenti presenti nel mio frigorifero, dove appunto andrò a scrivere tutte le verdure, tutte le proteine che ho disponibili, tutta la frutta e tutti i carboidrati, perché si possono cuocere anche i carboidrati e conservarli in frigo. Vi consiglio più di conservare il riso e i cereali, più che la pasta è meglio se la posate al momento. Da lì, da questa lista che avrò poi apposto sul mio frigorifero, vado a creare i miei menu giornalieri. Ad esempio, la mattina non è un problema perché la mia colazione è più o meno sempre la solita, mi piace quella, ormai mi trovo bene con yogurt, avena, un frutto e del cocco. E poi per il pranzo invece vado a vedere un po' che cosa c'è nel mio frigorifero. Ad esempio, non so, ho una peperonata, ok, prendo la peperonata, ho del riso, ok, prendo il riso e vado a fare un riso con la peperonata. Magari come fonte proteica ho dei fiocchi di latte, ok, magari ci ributto proprio in mezzo, vado a fare una sorta di miscuglio e vediamo un po' cosa esce fuori. E questo appunto è un modo ottimo per organizzarsi. Io utilizzo questo metodo per organizzare la mia settimana, mi trovo benissimo. Ho notato che risparmio soldi sulla spesa, ho notato che risparmio tempo durante il giorno perché non mi trovo lì all'ultimo secondo a dover preparare, poi magari tante volte non mi va, quindi preferisco cucinare tutto in un giorno e poi quando devo cenare, quando devo pranzare, vado, me li riscaldo un attimo se voglio mangiarli freddi, visto che adesso cominciamo a fare anche caldo, li mangio freddi. Poi non si spreca cibo, perché se magari vedete che sta per finirvi, non so, il riso, ok, lo finisco subito così magari non va male, lo levo dal frigo e via. Quindi secondo me questa è una delle migliori tecniche che si possa utilizzare. Che altro dirvi? Come organizzo poi i pasti? Ovviamente i pasti li organizzo un po' in base al mio umore, non c'è uno schema proprio fisso, rigido, cioè non so se. Magari sì, posso farmi uno schema e dire oggi mi mangio pasta, che ne so, col pollo, la pasta col tonno, il pomodoro, insomma un po' così, però se non mi va, ovviamente vado a cambiare, switcho tutto e faccio ciò che più mi piace. Cosa molto importante che faccio però è che in ogni pasto cerco di avere una fonte proteica, che sia un pasto principale o uno spuntino. Questo perché? Perché le proteine sono il macronutriente che tendono a renderci più sazi, diciamo, in un lasso di tempo molto più
lungo rispetto ai carboidrati o comunque ai grassi, e quindi in ogni pasto cerco appunto di metterci una fonte proteica. E niente, questo qui era come organizzo la mia settimana e come organizzo i miei pasti. Spero di esservi stata utile. Qualsiasi domanda fatemela sotto qui nei commenti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!